Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale, nelle sedute prima della pausa estiva, ha esaminato il pacchetto dei provvedimenti finanziari, rendiconto, assestamento e collegato alla manovra finanziaria. Su richiesta del Partito Democratico, il 23 luglio l'Assemblea ha svolto una seduta straordinaria sul trasporto pubblico locale. Davide Gariglio, Partito Democratico. L'assessore Bonino ci ha comunicato che aumenteranno del 15% le tariffe del trasporto pubblico locale. Il servizio va a pezzi, la Regione dice che aumenta il prezzo del biglietto perché il servizio migliora. Fuori dal mondo, fuori dalla realtà, noi combatteremo questo modo di procedere della Giunta regionale. Franco Maria Botta, Fratelli d'Italia. Rispetto alla precedente giunta Bresso, devo dire che nonostante le difficoltà finanziarie siamo riusciti a mantenere un livello di servizi ottimo rispetto alle grandi difficoltà che stiamo incontrando in questo periodo. Raccontare i 40 anni di storia della regione attraverso i dati pubblici. Questo è l'obiettivo di Piemonte Visual Contest, concorso per designer, sviluppatori, scuole e aziende, realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il consorzio Topics. Il concorso prenderà il via a settembre e si divide in due categorie, infografica e visualizzazione dati. Laura Pippinato, Topics. Gli obiettivi del concorso vogliono essere quelli di utilizzare la visualizzazione, quale infografica e data visualization, per capire maggiormente il significato che i dati resi disponibili dalla regione vogliono esprimere. Proseguono quest'estate gli appuntamenti della rassegna teatrale Voci dei luoghi, Guerra e Resistenza 1940-1945, Lettura e Musica 2013, promossa dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione con il Comitato della Provincia di Torino e l'UNCEM. Gli appuntamenti sono consultabili sul sito cr.piemonte.it. Più di 50 scatti d'epoca per documentare i cambiamenti avvenuti nei trasporti e al tempo stesso nei viaggi, nelle invenzioni e nei mutamenti di costume durante un secolo di storia. Questo è il tema della mostra fotografica Dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. Le immagini storiche, dal lunedì 5 agosto al 5 settembre, saranno esposte nella galleria dello shopping center Mondo Vicino di Mondovì. E infine una notizia di servizio. In occasione della sospensione dei lavori dell'Assemblea regionale per la pausa estiva, per tutto il mese di agosto sia l'Ufficio Relazioni con il Pubblico che la Biblioteca della Regione a Torino modificano l'orario di apertura. I venerdì 2, 9 e 30 agosto saranno aperti solo al mattino dalle 9 alle 13. Chiusura generale invece da venerdì 16 a domenica 25 agosto. Sospensione delle udienze anche per il Corcom Piemonte dal 9 al 30 agosto. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Buone vacanze, appuntamento a settembre. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.